come ti chiami? Io mi chiamo Erika. Piacere. Piacere, molto piacere. Qual è la differenza tra la cultura alimentare svizzera italiana e svizzera in generale? Allora, qua gli svizzeri gli piacciono molto i gusti tradizionali. Noi qua facciamo gelato però con gusti italiani. E gli svizzeri gli piacciono molto il cioccolato, molto gusti tradizionali come fior di latte, che è la base qua della gelateria. E gli italiani, noi ci portiamo tutti gli ingredienti freschi dall'Italia. E così facciamo anche dei gusti italiani che gli piacciono loro. E com'è la tua cultura alimentare? Qui? In senso, dice... Allora, la gente gli piace gelato dopo cena o nel tardi pomeriggio, diciamo tra le 16 alle 6 pomeriggio vengono tutti prima di cenare, oppure dopo la cena, che sarebbe dopo le 20 più o meno. E la gente gli piace stare sempre alla serata a assaggiare e prendere gelato, quello di sicuro. Allora, quando noi abbiamo mangiavamo ai ristoranti, il menu, la prima corsa e la seconda corsa? Sì, sì, lì loro fanno tutto diverso perché hanno il primo piatto. Perché ci sono piatti importanti come quelli carboidrati, fanno come secondo piatto, come secondo. E il primo sarebbe sempre qualcosa da fare un spuntino. Diciamo il carpaccio, l'insalata, che sono cose meno pesanti. E dopo magari la carne di secondo, la pasta, che sarebbe anche patatine. Quelle le cose più pesanti come di secondo. E dopo il dessert, che vengono tutti a prendere il gelato. E perché in America c'è normale uno corso? Fanno tutto un piatto solo, sì. Giusto? Sì. Il cibo è tre piccolo. Piccolo, yes. Ho capito. Qua fanno piccole porzioni perché fanno vari gusti, varie cose da, sì, mangiare. Invece da voi fate magari un esempio l'hamburger con le patatine, mettono tutto insieme come di solito fast food, o magari anche la carne che fate, il barbecue, sì, capito? Un unico piatto. E qua no, qua non fanno tutto insieme, fanno per tappa, diciamo, un primo contorno, dopo insalate, poi il piatto principale. Qua è tutto diverso. E per la servizio ristoranti, come funziona la manta? La mancia, dice? Pagare extra soldi per... Ho capito, dico per un servizio. Yes. Allora, noi abbiamo la piccola scatola, little box, che magari dopo il servizio, se qualcuno vuole lasciare qualcosa per i camerieri, o se no pure nel menù ci sono anche, nel menù piatto lì più giù nel menù ci sono già iscritti che avranno qualcosa in più, magari perché c'è un evento, c'è qualche cantante lì e ti ricordano un coperto di 10-5 euro franchi, dove sia. Qui funziona così, ma di solito sempre paghi solo quello che mangia. E c'è impulito se una persona paga la manta? Ecco, allora magari qua io faccio il mio servizio, pagano gelato e mi lasciano la mancia lì, qua si dice mancia, e mi lasciano la mancia nelle scatole. Allora,
il servizio lavorativo, qua ognuno c'è la cosa da fare, il cameriere deve servire, la persona, il personale per le pulizie e per pulire, sono diversi, sono categorie diverse di impegnarsi al lavoro. Poi c'è il cuoco, qua nella gelateria c'è la gelataia che fa il gelato, ci sono io che sono venditrice e ti servo gelato, e poi c'è il personale che fa pulizia. Però qua da noi sì, ci prendiamo la mancia e dividiamo tra di noi, capito? Sì. E allora anche per gli altri posti anche così, ma in ristoranti di solito qualcuno ti lascia sempre, non so, il resto, ti dà il contante, magari c'è qualche resto, il cliente può andare, lascia per la mancia, fanno così. Ah. E lavoreresti nell'industria alimentare americana? Io? Io sì. Ho lavorato alla Heinz di ketchup. Perché? Perché io abitavo in Brasile, lì c'è una grossa azienda e io lì facevo account. Io sono laureata in account, lì facevo io. E la domanda finito. Sì. Cosa ti piace del lavoro qui o in Svizzera? Cosa mi piace qua? La organizzazione, gli stipendio perché ti pagano bene, e poi la gente qua è molto calorosa, sono educati, sono gentili. E per Svizzera? Sì. Ti piace il lavoro? Lavorare sì, qui. Sì, mi piace lavorare qui perché è come te l'ho detto, la gente è felice, organizzata, i soldi, lo stipendio è buono e poi c'è proprio tranquillità, sicurezza abbiamo qui. Okay. Grazie. Grazie a voi. Adesso mangiamo il gelato. Ok, prego.